Salve ragazzi, sono il vostro Zoiz e sono qui tornato con un nuovo video. Oggi tratteremo di una saga a me molto cara, che è quella del professor Layton. Tuttavia non voglio fare una recensione normale come tutte quelle che sono già state fatte, quanto piuttosto mi premeva fare un confronto tra gli ultimi due capitoli della saga, che sono La Maschera dei Miracoli e L'Eredità degli Aslant. Non ho intenzione di fare alcuno spoiler e farò questo confronto perché, a mio parere, questi due capitoli sono rispettivamente il peggiore della saga e il migliore della saga. Iniziamo a parlare quindi della Maschera dei Miracoli. Innanzitutto diciamo che quando dico che è il peggior capitolo della saga, non intendo dire che è un brutto capitolo, ma anzi rimane comunque un titolo molto valido in quanto introduce alcune novità, tra cui i salti temporali tra il Layton del passato e quello del presente e anche i minigiochi delle rovine, per esempio. Tuttavia, quello su cui volevo focalizzarmi io erano in particolar modo tre punti. Il primo punto che volevo discutere è dato dal senso di chiusura che si prova giocando a questo capitolo. Perché questo? Perché se prendiamo in considerazione gli altri capitoli della serie, c'è comunque una diversità dei luoghi visitati. Nel secondo capitolo ci si spostava dal villaggio a Folsens, al treno, perfino nel primo capitolo, ambientato sempre nella stessa città, comunque andando a Luna Park, nella torre finale, eccetera, nella casa dei nobili anche, comunque si aveva l'impressione di cambiare luogo. I luoghi erano diversi gli uni dagli altri. Al contrario, nella Maschera dei Miracoli abbiamo sì nuove aree da esplorare, da visitare, eccetera. Tuttavia, tutte queste aree sono molto simili tra di loro, di conseguenza c'è una monotonia nell'ambientazione e conseguentemente un senso di chiusura. Il secondo punto che invece volevo discutere è dato dalla mancanza di un finale epico nel gioco. Quando dico finale epico non intendo dire finale della trama, ma mi riferisco proprio alla parte finale del gioco. Perché questo? Perché tutti gli altri capitoli ci avevano abituati ad una parte finale epica, vincente. Nel primo capitolo c'era la scalata della torre con tutti i birrifici, nel richiamo dello spettro c'era la battaglia finale, proprio la boss battle che aveva addirittura una musichetta figa di sottofondo. E nella Maschera dei Miracoli però non c'è, senza fare spoiler, dico subito che non c'è una battaglia finale, non c'è un percorso finale pieno di enigmi, ma semplicemente si conclude la trama senza nulla di avvincente o di particolare. Il terzo punto che volevo analizzare riguarda invece proprio la trama del gioco. Perché che cosa succede? Il richiamo dello spettro ci aveva introdotto un nuovo antagonista, di cui però non si sa assolutamente nulla, e quindi si sperava che la Maschera dei Miracoli ci avrebbe dato qualche risposta in più su chi sia o quali siano i suoi scopi. In realtà, non solo non ti viene detto nulla al riguardo, ma vengono introdotti anche nuovi antagonisti, nuovi misteri, tant'è che tu una volta finito il gioco dici ma cazzo, io devo per forza comprare l'ultimo capitolo perché sono proprio curioso di sapere come va a finire. E ti chiedi ulteriormente, ma se in due giochi su tre in una trilogia non hanno saputo dirti nulla sul primo antagonista introdotto, come fanno in un unico gioco rimasto a chiarirti tutti i dubbi, sia vecchi che nuovi? Detto quest'ora, andiamo a parlare dell'Eredità degli Aslant, che come dicevo prima è secondo me il capitolo migliore della serie. Questo perché? Perché, oltre a introdurre le solite novità, in riferimento ai tre punti visti prima, questo nuovo capitolo prende i tre punti e li sovverte tutti e tre migliorandoli. Che cosa succede? Per quanto riguarda il primo punto, che avevamo visto essere il senso di chiusura,
In questo capitolo viene introdotto un dirigibile che ci dà la possibilità di volare tra i luoghi più disparati, quindi non è solo una questione di cambiare, far apparire diversi luoghi nella stessa città, ma si viaggia per numerose aree, per numerosi mondi che non sono collegati l'un l'altro. Quindi dalla monotonia dell'ambientazione si passa ad una apertura, ad una visita di tanti luoghi diversi, ecco perché questo primo punto viene risolto. Il secondo punto invece riguardava l'assenza di un finale epico. Anche in questo caso l'ultimo capitolo si rimette sulla retta via perché ci offre un finale appunto epico dove affrontiamo un percorso finale pieno di enigmi ad alto livello di Picarati. E che noi affrontiamo con ansia perché siamo estremamente curiosi di sapere la verità, di sapere come questa storia va a finire. E per quanto riguarda la storia, appunto, ci ricolleghiamo a quello che era il terzo punto, e cioè a tutti i dubbi che la maschera dei miracoli aveva creato, che in questo capitolo ricevono tutti una degna risposta. Per concludere, quindi, una storia che a mio parere è stata epica e che quindi finisce senza che noi rimaniamo con domande irrisolte. Prima di concludere il video, però, dobbiamo denunciare una grave mancanza che ha quest'ultimo capitolo di Layton, ovvero l'assenza dell'enigma iniziale da 10 Picarati, perché cazzo, tutti i capitoli di Layton iniziano con l'enigma semplice da 10 Picarati e qui ce ne mettono all'inizio uno da 20 di difficoltà superiore agli altri. Ma comunque, cavolate a parte, il video finisce qui, spero di non avervi annoiato. Prima di salutarci, però, un ringraziamento speciale va alla 445esima che mi ha aiutato nelle riprese video. Vabbè, alla fine non è servito a un cazzo, ma comunque la ringrazio comunque. Saluta, Ciao a tutti! ciao! Ciao ragazzi! Prima di concludere il video, però, denunciamo. Cosa c'è? Devi parlare anche di me, devi ringraziarmi. Ah, hai ragione. Per l'assistenza video e il copione. Il copione l'ho fatto io. Vabbè, io mettevo giù la correzione grammaticale, allora. Oh, vaffanculo, va Vedi? bene. Il copione. Ah.